buonasera a tutti. Sembra strano che una persona che ha cavalcato pedane finali olimpiche, che ha lavorato, fatto qualche esperienza in televisione, possa essere emozionata, ma lo sono veramente tantissimo. Qual è secondo voi la parola che più spesso viene abbinata agli atleti che hanno ottenuto risultati, che hanno vinto medaglie ai campionati del mondo o alle Olimpiadi? È talento. Il talento è una parola che affascina tantissimo, che colpisce, che fa notizia. Molto spesso leggiamo, no, titoli in cui c'è scritto il talentuoso nuotatore, il tennista dall'innato talento, oppure ecco, è arrivato il calciatore che mancava, quello con il talento che spaccherà il mondo. Ebbene sì, è appunto una parola che viene gridata, e chissà quante persone nella nostra strada abbiamo incontrato che avevano un talento, quanti compagni di classe dal talento cristallino per lo studio, o quante persone con un talento pazzesco per l'arte. Ne abbiamo conosciuti tantissimi e sembrava che quel talento segnasse in qualche modo il loro futuro. È una parola molto affascinante, in effetti. Sicuramente tantissimi sportivi di alto livello sono persone che hanno avuto talento e l'hanno anche molto allenato. Ma in realtà è la tenacia la caratteristica che veramente più identifica la carriera e la vita di uno sportivo o di una persona di successo. Nessuna persona che io abbia mai incontrato, diciamo, nelle mie cavalcate, nelle mie esperienze sportive su un podio, è una persona che non ha avuto tenacia. Piuttosto magari non aveva un grande talento, ma con la tenacia ha potuto sopperire. Io penso nella mia vita di essere stata una persona tenace. Sono stata tenace, ma me ne sono accorta un po' in ritardo forse, me ne sono resa conto con il tempo. Mi sono resa conto di essere stata tenace sin da bambina. Era una tenacia sicuramente spinta da grandi motivazioni, dalla volontà e dalla passione che il mio sport mi dava. Ho sempre avuto un grande amore per quello che facevo, e quindi forse in qualche modo mi rimaneva naturale riuscire ad essere tenace. Parlavo della mia esperienza da bambina perché in realtà quando vuoi fare sport, ma ovviamente devi anche continuare a fare quello che è il tuo dovere, ovvero studiare, andare a scuola tutti i giorni, fare i compiti e possibilmente essere promosso alla fine dell'anno. E per me era stato quasi subito un po' complesso, perché io mi allenavo in un'altra città. Io sono di Trieste, andavo tutti i giorni a Udine e mi accompagnava una persona molto tenace, mia mamma, estremamente tenace. Mi accompagnava, era più o meno un'ora abbondante, direi, di macchina, e in quell'ora io approfittavo per fare i compiti. Molto spesso non riuscivo a finirli prima di iniziare l'allenamento, però ovviamente non ci andavo a scuola senza averli finiti, per cui l'indomani, visto che la sera tornavo dall'allenamento veramente sfinita, l'indomani mi svegliavo all'alba e via, a completare quello che mi mancava. Devo dire che le difficoltà sono state tante, anche perché molto spesso a scuola, sin da bambina, sin dalle elementari, avevo trovato insegnanti che pensavano che lo sport fosse soltanto una perdita di tempo, e che molto spesso quando mi dovevano dare un voto guardavano prima sul registro quante assenze avessi fatto, piuttosto che giudicare il reale profitto. Però la tenacia non mi ha mai fatto mollare, sono riuscita a concludere gli studi scolastici con un buon successo, e anzi alla fine sono anche stata premiata, perché diciamo che alla maturità avevo ricevuto i complimenti proprio per essere riuscita ad abbinare una buona carriera scolastica a dei risultati sportivi, che ancora a quell'epoca non erano eccellenti, ero ancora una ragazzina, il bello doveva ancora venire. Poi sono stata tenace sicuramente nell'affrontare delle ulteriori difficoltà, ma del resto non esiste tenacia se non ci sono difficoltà, perché chi è tenace lo è perché ha superato degli ostacoli, perché ha fatto magari un po' più fatica degli altri.
E la mia carriera, diciamo, tra le grandi, nel Dream Team, insomma, la squadra dei sogni. Io ho avuto la fortuna di far parte di una squadra che è fortissima da ormai 30 anni, il Dream Team del Fioretto Femminile. Avevo degli idoli incredibili, delle donne che sono state di grandissima ispirazione per me. E al mio esordio mondiale con la squadra nazionale ero in ritiro collegiale e la settimana prima stavo tirando da Dio, stavo allenandomi veramente benissimo, sentivo che qualcosa stava veramente cambiando nella mia carriera sportiva, stavo per fare il salto di qualità. Bene, una settimana prima di quel mondiale, di quel sogno finalmente raggiunto, mi si rompe il ginocchio. E mi si rompe in maniera violenta, ho sentito un forte dolore, avevo capito che a quel mondiale non ci sarei andata. E lì per lì ovviamente mi è caduto il mondo addosso, una grande disperazione, ma in realtà subito la grande energia è venuta fuori, la voglia di riprendermi con tenacia quello che mi era stato portato via dal caso. Soprattutto mi ricordo una frase che per me è stata di grande ispirazione ogni giorno quando stavo in riabilitazione, ne ho fatti 8 mesi per ritornare in pedana. Mi ricordo che mi chiesero indietro la tuta della nazionale quella volta, mi dissero, era romano il magazziniere, mi disse: a Margherita mi dispiace, però ci devi restituire la felpa perché non ce l'avevo una in più per la riserva. Per me era stato ovviamente un colpo al cuore, mi ricordo il dolore, insomma. Ero una ragazzina, avevo 20 anni, per cui per me aver conquistato quella maglia era stata una cosa meravigliosa, poter condividere un'esperienza così importante con le mie compagne, figuratevi, era il sogno che avevo da bambina. Però quel momento mi ha fatta sicuramente, quella frase, quelle parole, mi hanno, per quanto indelicate ovviamente, mi hanno fatta affrontare ogni giorno con grande tenacia la riabilitazione. E penso che in realtà, scusatemi, quello è stato il mio primo infortunio, purtroppo il primo di una lunga serie, ho avuto tanti infortuni, ho avuto 8 interventi chirurgici allo stesso ginocchio. E però ho sempre cercato di rialzarmi, alle volte ce l'ho fatta e sono stata felice perché dopo periodi veramente lunghi, difficoltosi e dolorosi sono riuscita a tornare in pedana, sono riuscita a fare dei risultati che mi hanno ripagata sicuramente di tutti i sacrifici e altre volte invece non ce l'ho fatta a ritornare ai livelli a cui ero abituata, a cui aspiravo. E, però mi ricordo proprio l'ultimo mio infortunio, perché io su una pedana ho finito la mia carriera per terra. E l'ottava volta è stata una rottura importante e dopo tanti interventi quella è stata la rottura definitiva. Sono caduta su questa pedana e da quella pedana non mi ci sono più rialzata. Però questo ovviamente è quello che sembrava in realtà un dramma all'inizio, perché poi dovete sapere che è proprio quello il momento più difficile per uno sportivo, lasciare la carriera è ovviamente così un momento di difficoltà, qualcosa su cui dobbiamo lavorare moltissimo, dobbiamo anche farci aiutare ed è un argomento di grande discussione anche adesso, è un problema che affronto anche adesso con i miei colleghi della Commissione Nazionale Atleti al CONI, perché è davvero un periodo molto molto difficile per un atleta, fondamentalmente poi quando non puoi scegliere come finire la tua carriera ovviamente risulta tutto più complesso, però io sono sempre stata abituata a pensare positivo, sicuramente il mio sport mi ha dato degli elementi per poterlo fare, degli strumenti che utilizzo
tutt'oggi nella mia vita, nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità. E prima pensavo che la tenacia fosse quasi una virtù a fondo perduto, no? Quando ero in riabilitazione sentivo che ce la stavo mettendo tutta, sentivo che avevo voglia di ritornare, che avevo voglia di rientrare in pedana, però non sapevo quale poteva essere l'epilogo, non sapevo a che livello sarei tornata, non sapevo quando, come, erano tanti punti di domanda, però io ci credevo e avevo delle forti motivazioni. Una volta finita la carriera sportiva ho avuto una grande fortuna e ho capito che la mia vita, no, non è vero che era finita su quella pedana, ma avevo ancora tante cose da fare e c'è stato un evento bellissimo che mi ha fatto ringraziare in realtà di aver subito quell'ultimo infortunio, perché qualche mese dopo aver appeso il fioretto al chiodo è arrivata la sorpresa più bella, è nata mia figlia Leonor. E mi sono resa conto quanto quegli strumenti che lo sport mi ha dato, mi ha insegnato e tutte quelle cose che ho imparato negli anni della mia carriera agonistica, tutte cose che io credevo non mi sarebbero servite, perché per me l'obiettivo era sempre quello di cercare di dare il massimo per vincere delle medaglie. Mi sono accorta invece che quegli strumenti sono venuti fuori in altre situazioni, nella quotidianità, nel mondo del lavoro, nello stare in gruppo con persone che di sport non hanno magari mai trattato, nelle amicizie, nei sentimenti e nell'educazione di mia figlia. E allora ho capito che la tenacia, in qualunque ambito tu la usi, non è mai una virtù a fondo perduto. Grazie.